Eccoci qua, mio caro, il vostro zio Carlo. Oggi parliamo di lead generation. L'ho scritto anche alla lavagna, quindi se l'ho scritto alla lavagna è tutto un altro paio di maniche. Mentre parlo, io sento anche i tamburi qui medievali perché iniziano a prepararsi. Insomma, l'estate dovrebbe arrivare a breve. Qui dove abito io si fanno tante cose medievali, manifestazioni medievali, usano questi tamburi per celebrare, cioè, quindi si iniziano ad allenarsi. Iniziano ad allenarsi molto tempo prima. Ma veniamo a noi. Lead generation, l'ho scritto alla lavagna. Come vi dicevo, se l'ho scritto alla lavagna ci sarà un motivo. Qual è il problema? Il problema è che se siete dei marketer, indipendentemente dal vostro livello di esperienza, con ogni probabilità oggi state smadonnando con i lead. Che significa smadonnare con i lead? Significa che state facendo lead, state acquisendo lead, e adesso vediamo che cosa sono questi lead per quelli che non sanno ancora di cosa parliamo, i quali però non si convertono. Quindi avete un bassissimo tasso di conversione di questi fantomatici lead che avete acquisito nella vostra mailing list. Che cosa sono i lead? Spieghiamolo per coloro che non lo sanno. Un lead, per noi che ci occupiamo di queste questioncine di web, un lead è una persona che di fronte a un'offerta di un prodotto o di un servizio lascia i suoi dati, quindi compila un modulo su una pagina web per lasciare i suoi dati, il suo nome, la sua email, per ricevere maggiori informazioni. Poi, se le informazioni lo soddisfano, se l'offerta è per lui allettante, si trasforma in cliente. Ora, normalmente su un certo numero di lead non tutti diventano clienti, ma una piccola percentuale si trasforma in clienti. E i marketer questo lo sanno e sulla base di questa conoscenza hanno impostato tutto il loro marketing, ok? Fanno lead generation perché confidano nel fatto che una certa percentuale di lead poi si trasformi in cliente, e questo dà loro la possibilità di vivere bene, prosperare e compagnia bella. È un po' quello che faccio io. Voi sapete, l'ho detto già in altri video, sono 25 anni che faccio formazione, da 12 mi occupo di internet business, prodotti informativi, corsi online, quindi io creo corsi, creo prodotti informativi e li vendo online. Ed è ciò con cui vivo ed è ciò che insegno a fare agli altri. Ok, abbiamo però questo problema. State smadonnando con i lead. Ora, perché qui dietro io vi ho fatto una scala? Vedete, c'è una scala. È una scala ipotetica delle sensibilità. Adesso capiremo che cosa intendo. Provo ad avvicinarmi senza perdere l'inquadratura. È un attimo, eccoci, arriviamo. Vediamo se riesco ad inquadrarvi meglio la situazione. Ok. Esco dall'inquadratura, vabbè, rimango con la testolina qui, basta, l'importante è che riusciate a sentirmi. Allora, su una scala ipotetica di sensibilità, che cosa significa sensibilità? Adesso lo vediamo. E di consapevolezza, e che cosa significa consapevolezza? Adesso lo vediamo. Vedete che il lead occupa la terza posizione. Non so se si capisce, sta qui. L'ho messo qui. Occupa una posizione che è immediatamente precedente a quella del cliente. Adesso capiamo che cosa significa sensibilità e consapevolezza. Allora, se il cliente è consapevole, ok, di un'offerta, di un prodotto o di un servizio, anche il lead lo è. L'unica differenza tra il lead e il cliente è che il cliente ha già deciso di acquistare quel prodotto e quel servizio perché era consapevole di doverlo fare, e il lead non ha ancora deciso di acquistare. Ma entrambi sono consapevoli del fatto che con voi stanno seguendo un processo di promozione rispetto a un'offerta di un prodotto, di un servizio. È chiaro questo? Ecco perché parliamo di consapevolezza e sensibilità. Gli altri livelli precedenti, un pubblico generico, un prospect buyer, sono su un livello della scala in cui questa consapevolezza ancora non c'è, ok? Non c'è ancora questa consapevolezza. Allora, perché state smadonnando? Cerchiamo di rimettere l'inquadratura, abbiate pazienza. Veniamo a noi, eccoci qua, veniamo a noi. Perché state smadonnando? Allora, prima di tutto bisogna contestualizzare un po' le strategie di lead generation
che voi mettete in campo, le dobbiamo contestualizzare. Che significa contestualizzare? Significa che voi molto spesso fate lead generation su Facebook, anche io faccio lead generation su Facebook, e Facebook è per antonomasia l'ambiente che esprime la maggiore negligenza, superficialità e analfabetismo mondiale ad ogni livello. È una contestualizzazione importante questa qui, dobbiamo tenerne conto, fra un attimo capiremo perché questa contestualizzazione forse ci può aiutare a fare chiarezza. Allora, se state smadonnando con i lead, io ci ho scritto anche un articolo molto bello su questa cosa qui, vi metto i link in descrizione perché magari ad alcuni di voi potrebbe tornare più utile leggere. Certe volte il video è un ottimo strumento di comunicazione, no? Però certe volte per studiare, per capire dei concetti, talvolta è meglio leggere, perché alcuni di noi hanno una memoria più visiva talvolta, no? Visiva intendo proprio guardare le lettere, formare schemi, insomma a volte leggere aiuta di più. Quindi vi metto anche il link in descrizione di un articolo che ho postato sulla mia pagina Facebook, che si intitola Divisio, dove finisce il lead e comincia il cliente. Allora dicevo, perché state smadonnando? State smadonnando perché avete questo lead che voi pensate essere un lead che non si trasforma in cliente. Domanda: siamo sicuri che si tratti di un lead? Oppure semplicemente voi lo considerate tale perché in termini teorici ha compiuto la stessa azione che compie un lead? Perché ragazzi, attenzione, una persona che non apre le vostre email, perché questa è la verità, perché dicevo, quando smadonnate, perdonate questa digressione, dobbiamo chiarirci bene, quando smadonnate sui lead, il rischio è che voi si possa andare a finire in tutta un'altra serie di punti strategici del processo. Ma allora il mio copy non funziona, allora saranno le pagine di vendita, sarà il funnel, sarà l'email marketing, eccetera eccetera. Allora c'è un pochino di verità in ogni fase del processo. Per esempio, le persone non aprono più l'email come facevano un tempo, quindi se vogliamo l'email ha perso l'efficacia che aveva un tempo nel processo di conversione, nel cosiddetto direct response marketing, perché le persone oggi non usano più le email come facevano un tempo, siamo tutti con questi cazzo di telefonini in mano, completamente inebetiti da Facebook o comunque da Instagram e degli altri social media. Quindi è vero questo, è vero che magari la tua pagina di vendita potrebbe essere ottimizzata, è vero magari che puoi fare meglio tutta un'altra determinata serie di cose, determinati passaggi, però il problema principale non è in tutte queste piccole verità che comunque esistono, il problema principale è nella qualità del lead. Perché, ve lo stavo mostrando ma nell'inquadratore non ce l'avete più, perché probabilmente quelle email, quei contatti che avete nella vostra lista non sono lead. Perché non sono lead? Perché fate delle campagne su Facebook con dei messaggi non chiari, generici, vaghi, perché state lì che volete prendere il contatto, perché siete convinti che la cosa importante sia acquisire il contatto. Siete un po' come tutti quei fanatici del like. Il like non serve a niente. Il like non produce piccioli, non produce il grano. Io stesso, ma conosco tante altre persone che fanno un sacco di grano e hanno pochissimi like. Ok? Il like non serve a fare business. Oppure siete come quelle persone che scrivono dei Kindle, dei libri, li distribuiscono attraverso il Kindle di Amazon, approfittando delle cosiddette finestre di Amazon che permettono di fare il cosiddetto download gratuito del Kindle. Ecco, siete convinti di avere per le mani un best seller perché magari lo hanno scaricato migliaia di persone. Attenzione ragazzi, un libro può considerarsi best seller quando le persone vogliono acquistarlo, lo comprano e lo comprano in un numero tale di volte che quello diventa un best seller. Non è un best seller un Kindle che viene scaricato migliaia di volte semplicemente perché le persone si trovano di fronte alla possibilità di farlo gratuitamente, ma soprattutto in una finestra temporale per farlo. Cioè, poiché hai 2 giorni di tempo per scaricartelo gratis, le persone dici intanto me lo scarico, poi vediamo se lo devo leggere, se mi interessa oppure no. Riuscite a capire come psicologicamente stiamo parlando di mondi completamente diversi? Voi queste cose qua, se volete fare il cosiddetto online marketing, queste cose qua le dovete capire, dovete iniziare a esplorare quelle che sono le dinamiche psicologiche del vostro pubblico,
Perché se non ragionate su questo, ma semplicemente prendete gli schemi precompilati, preconfezionati e cercate di utilizzarli nel vostro business e poi le cose non funzionano, rimanete lì come i ciucci in mezzo ai soli, non ci capite un cazzo di niente. Allora, il lead che non si converte, o soprattutto diciamo così, il contatto che non soltanto non apre le email, ma quantunque la aprisse questa dannatissima email, rimane infastidito della vostra offerta, della vostra email promozionale e addirittura rimane scandalizzato dal fatto che deve acquistare un corso. Questo contatto, ragazzi, non è un lead. Lo volete capire oppure no? Adesso vi riporto qui sullo schema. Il lead sta a un livello precedente sulla scala della consapevolezza rispetto al cliente, cioè è uno. Voi dovete entrare in questa logica. Il lead deve essere uno che ha consapevolezza del fatto che avete un'offerta. Aspettate che ritorno. Sto dannatissimo DJ Osmo che a tutto al contrario io sono istintualmente portato a spostare a destra o a sinistra, ma lui va al contrario. Ok. Il lead è uno che sa che gli state proponendo un prodotto o un servizio e glielo state spiegando attraverso una risorsa gratuita e attraverso una serie di email che andranno a illustrare di meglio tutti i dettagli, il funzionamento, il meccanismo, eccetera. Cioè, ragazzi, un lead può anche decidere di non acquistare, molti lead decidono di non acquistare, ma lo devono fare per altre ragioni, magari non hanno quei soldi, magari non è il momento migliore nella loro vita per lanciarsi in questa nuova cosa, in questa nuova iniziativa, ma giammai un lead non acquista perché non si aspettava di dover comprare. Ma che stiamo scherzando? E allora se le vostre mailing list sono composte da questi personaggetti incoscienti, cioè inconsapevoli del fatto che si trovano di fronte a un'offerta e che devono... E che quando gli mandate la mail non c'è da scandalizzarsi, se le vostre mailing list sono formate da questi personaggi, allora wayu, quelli che avete per le mani non sono lead, e tutti gli sforzi che state profondendo in Facebook o in qualsiasi altro contesto per acquisire questa roba qui, insomma, tutti gli sforzi che state non servono a niente, non vi aiuteranno nel vostro business. Allora voi avete bisogno di capirlo tutto questo. Qual è il problema e come si risolve? Il problema è nei vostri messaggi, il problema è nella vostra comunicazione, il problema è nelle vostre ADS, dove voi cercate di essere miti, morbidi, democristiani, volete accontentare tutti, volete riuscire a fare... State sbagliando tutto, quindi è colpa vostra se state smadonnando, miei cari marketers, state sbagliando tutto. La vostra comunicazione non deve essere aggraziata, morbida, astratta, vaga, perché poi magari ci portiamo qualcuno dentro, il quale magari andiamo a toccare il suo bisogno latente, forse all'inizio non ci stava pensando, ma poi scopre attraverso la mia lista di email, 10, 15, 150 email, ma quando lo vogliamo vendere questo prodotto? E a chi lo vogliamo vendere? E il problema si risolve così. Dobbiamo acquisire lead. Per acquisire lead dobbiamo acquisire persone consapevoli che stanno a un livello immediatamente precedente a quello del cliente. Per acquisire lead, quindi persone consapevoli, la nostra messaggistica, le nostre inserzioni, la nostra comunicazione, tutto l'asset comunicazionale deve essere chiaro e inequivocabile. Non solo, ma dovete scegliere il vostro pubblico. Ecco perché l'articolo di cui vi metto il link nella descrizione si chiama divisio. È un termine che deriva dalla divisio et ad signatio agrorum, cioè divisione e assegnazione delle terre. Nell'antica Roma si chiamava così, divisio et ad signatio agrorum. Voi dovete scegliervi le persone con cui volete lavorare e dovete quindi separare il grano dalla pula. Per separare il grano dalla pula dovete avere una comunicazione chiara, precisa, netta, micidiale, inequivocabile.
Quando comunicate in modo chiaro che cosa state offrendo, che avete un prodotto, che avete un servizio, chi cazzo siete, eccetera, eccetera, che cosa succede? Succede che il pubblico si separa. Ci saranno quelli che, poiché il messaggio è chiaro e lo capiscono tutti, quindi non vi arrivano questi contatti che non si capisce che cosa sono. Perché su Facebook, vi ricordate la contestualizzazione che vi ho fatto prima? Su Facebook c'è gente superficiale, c'è gente distratta, c'è l'analfabetismo dilagante, ok? Quindi le persone lì si trovano col telefonino in mano, c'è questo messaggio, questa inserzione, non si capisce che cos'è, ma l'immagine è carina, forse mi interessa, ma non ho capito, forse ho capito, forse no. Ma tanto è gratuito, parlano di video gratuiti, di PDF gratuiti, risorse omaggio, ma me lo scarico, gliela lascio sta mail, poi se non mi interessa che cazzo me ne frega a me. Questo è il tipo di contatto che acquisite quando lavorate con questo tipo di messaggio, con questo tipo di comunicazione vaga, poco chiara. Se invece voi lavorate con messaggi chiari, allora che cosa vi succede? Ve lo spiego subito. Vi succedono due cose. La prima cosa è che vi aumenta il costo del lead. Perché voi oggi state facendo un lead magari, non so, €1, €1,50, no? Quando cominciate a usare una comunicazione chiara, il costo del lead vi aumenta. Perché vi aumenta? Perché comincerete a separare il grano dalla pula, comincerete a fare quella famosa divisio et ad signatio agrorum, cioè le persone capiranno subito dal messaggio, dall'inserzione di cosa si tratta, quindi non entreranno se non sono interessate. Ma qual è il secondo effetto? Ed è quello che ci interessa, che le persone che entrano sono veramente lead, quelli sono veramente lead. E allora quando comincerete a formare una lista di lead fatta in questo modo, quindi con questo livello di consapevolezza, benché magari questo tipo di lead vi può costare 3 euro, 4 euro, 5 euro, bene, a quel punto, soprattutto se avete un prodotto ad alto costo da vendere, quindi ve ne sbattete il cazzo che un lead vi possa costare 3, 4, 5 euro, fate 100 lead vi spendete, e spendete 500 euro per fare 100 lead, ma il vostro prodotto è un prodotto high ticket, quindi lo vendete a 1000 e su una lista formata in questo modo avete per esempio 5 conversioni, voi avete fatto su 100 lead spendendo 500 euro avete incassato 5000 euro, quindi avete un utile netto di, tolta i costi pubblicitari di Facebook, avete un utile netto di 4500 euro. Voglio sapere, ecco che cosa significa lavorare veramente con i lead e non con questa gente che non si riesce a qualificare, non si riesce a capire a quale livello possa essere collocato sulla scala della consapevolezza. Quindi i due effetti sono questi qui. Vi aumenta il costo lead, ma vi aumentano le conversioni. E se avete un prodotto, è chiaro che con i prodottini da 29 euro non ci farete un cazzo, quindi vi lascerò in descrizione anche un mio corso Phoenix High Ticket Course che vi aiuta a capire come, mi rivolgo ovviamente a quelli che sono interessati a capire come funziona il mondo dei prodotti informativi e dei corsi online. Poi se volete vendere scarpe, collanine, volete fare il network marketing o le affiliazioni, sono cose che non mi riguardano perché li ritengo di un livello inferiore a quello dei corsi online. Poco interessante, insomma, dai. Quindi dicevo, se volete sviluppare prodotti ad alto costo, prodotti informativi ad alto costo, vi lascio anche un link che porta a un mio prodotto, a un mio corso, che si chiama Phoenix High Ticket Course, oltre a lasciarvi naturalmente il link al mio Phoenix Beginner. Ragazzi, vi conviene prenderlo Phoenix Beginner? Alcune persone lo trovano il miglior programma del mondo. Alcune persone, non dico tutte, alcune persone. Ma dai, anche voi potreste scoprire che Phoenix Beginner è per voi il miglior programma del mondo. Per oggi ho tutto, vi ho dato delle informazioni strepitose, non le trovate da nessuna parte, ve le sto dando gratuitamente. Fatene un buon uso. Ciao cari.